Ciao a tutti, buongiorno. Grande città. È opportuno, poi ne parleremo meglio, alle tre farò un intervento sulla politica estera dal palco. E comprendere che le scelte che vengono compiute in ambito internazionale poi ricadono in maniera molto concreta sulle nostre vite. E vi faccio un esempio. Fu Berlusconi che baciava le mani di Gheddafi, non certo il Movimento 5 Stelle. Ciò nonostante che Gheddafi fosse un dittatore, siamo tutti d'accordo. Ma a destituire un dittatore ci devono pensare i cittadini libici, non gli aerei della NATO, francesi o americani. Perché se così avviene, le conseguenze sono la Libia, che ci sta davvero a poche centinaia di chilometri in linea d'aria, totalmente destabilizzato. In quel caso entra maggiormente il fondamentalismo e il terrorismo islamico, c'è una vera e propria guerra civile, ci sono 100.000 disgraziati che salpano da quelle coste e alcuni muoiono nel canale di Sicilia e tanti altri arrivano qui. Poi spesso, questa è la verità, non trovano lavoro perché non c'è lavoro qui e si infilano spesso in brutti giri, vanno a rafforzare le fila del crimine organizzato. Pensate che attualmente la mafia nigeriana è la mafia straniera più forte in Italia, più forte addirittura della mafia cinese o della mafia giapponese o della mafia russa, e anche la mafia russa è entrata. E la mafia nigeriana è supportata anche dall'immigrazione dalla Nigeria, dovuta anche a comportamenti dell'Occidente, non nostri, non di noi cittadini e popolo sovrano, di qualche pezzo grosso dell'ENI, magari corruttore internazionale, che corrompe governi locali in Nigeria e sfrutta le risorse del popolo nigeriano. Il popolo nigeriano scappa, molti vengono da noi e alcuni si infilano alla mafia nigeriana, che attualmente oggi è in contatto diretto con la Camorra e gestisce il traffico di prostituzione e anche il traffico di rifiuti illegali, che provoca cancro nelle nostre famiglie e tra i nostri figli. Pensate quanto una scelta dell'ENI possa contribuire alla crescita di fenomeni delinquenziali qui in Italia e anche alla crescita di fenomeni di malattie qui in Italia, appunto questo circolo, non circolo vizioso. È opportuno iniziare a ragionare di politica estera in questo modo. Ripeto, in questo modo, un fenomeno, un'azione provoca una reazione. Questo è quello che succede, no? Io sì, sono stato un po' attaccato per quel che ho scritto quest'estate. Qualcuno mi ha detto ma qualcuno mi ha detto stavolta io non ve lo nego, no? Cioè, spesso mi scivolano addosso le cose, ogni giorno Gasparri mi attacca e è un piacere. Però quest'estate è stato un po' pesante, cioè io stavo a fare tra l'altro delle camminate, stavo in Nepal con la tenda da solo, sull'Himalaya, ho scritto quella cosa, l'ho mandata al blog che l'ha pubblicata, non sapevo nulla, infatti i miei colleghi sono stati massacrati da domande di giornalisti, io camminavo con la tenda, tranquillo. E poi quando sono sceso a valle ho visto internet, era il delirio, ho chiamato mia mamma che era stata insomma provata, perché quando tu leggi sul Libero che Di Battista è pronto a farsi saltare nella metropolitana di Roma, tra l'altro ancora non l'hanno costruita la metropolitana di Roma, l'hanno cercata. È un po' pesante, per cui non vi nego che è stata faticosa, cioè stavolta non è che mi è scivolato addosso così facile, cioè lì la botta l'ho veramente sentita e ho capito che il sistema un tempo utilizzava le lupare per farti fuori, oggi utilizza in questo modo così violento la macchina del fango, ripetere bugie 100 volte, ma la violenza è uguale a quella della lupara, no? Tentano appunto di farti fuori in questo senso, di bruciarti, un tempo ti bruciavano con una bomba, oggi vogliono bruciarti con le menzogne. Anche se poi la rete permette questo, la rete ha preso, ci sono state persone che hanno letto, che si sono informate bene, hanno valutato nella completezza e nell'interezza quel pensiero. E quello che diceva quel ragazzo è stato secondo me molto giusto, cioè riuscire a rompere una barriera di malinformazione, riuscire a sfondare un muro è pericolosissimo per il sistema, perché tu gli fai una crepa con qualcosa che scrivi, con un'idea che la Commissione tra l'altro condivideva, perché ne abbiamo parlato tante volte, anche se certamente l'ho scritto in un modo abbastanza forte. Una volta che crei una crepa, ci infiliamo noi cittadini. L'essenziale è crearla una crepa, crearlo quel dubbio dove ci infiliamo. Esatto.
Esatto. Io vorrei concludere dicendo che sono orgoglioso di lavorare costantemente, quotidianamente con questa squadra, con Carlo, con Emanuele, con Edra, con Marta, con Daniele, con Maglio. Noi in commissione non siamo soltanto colleghi, siamo davvero una famiglia, ci siamo sempre sostenuti e sempre spalleggiati. Ogni volta che arrivano attacchi davvero vergognosi, anche l'ambasciatore israeliano ci ha definito antisemiti perché pensiamo che il governo israeliano sia stato un governo genocida in Palestina. Tu non puoi attaccare un governo israeliano che ti danno dell'antisemita, è come se attaccassimo il governo Renzi e qualcuno ci dicesse siete anti-italiani. No, siamo anti-Renzi, non anti-italiani. Non c'è nulla di più pericoloso in Italia del pensiero dominante, quello che nessuno ha avuto il coraggio di mettere in discussione, il primo a mettere in discussione il pensiero dominante è stato Beppe Grillo qua in Italia, il primo a mettere in discussione, a infilarsi il nostro capo che decide tutto, ogni volta che dice una cosa noi ci inchiniamo, Beppe Grillo, Casaleggio, ti cacciamo. Se non vi inchinate a 90 gradi vi cacciamo. Incredibile pure questa roba. Tutti noi ci siamo svegliati da un torpore grazie al blog, grazie a questo fenomeno dell'onestà, della comunicazione che ci diceva delle cose.